Alle 16.37, l'ora in cui il 12 dicembre del 1969 esplose la bomba, il silenzio avvolge Piazza Fontana. Dopo la posa delle corone di fiori davanti alla sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura, il presidente dell'Associazione dei Familiari legge i nomi delle 17 vittime. Giovanni Arnoldi, Giulio China. L'elenco si chiude col nome della 18esima, Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico accusato ingiustamente, morto 3 giorni dopo in questura. Giuseppe Pinelli, caduto in questura a Milano. La strage di Piazza Fontana suscitò un'unità di popolo determinante per sconfiggere violenza, terrorismo e eversione, le parole del capo dello Stato Mattarella. Alla cerimonia, in forma ridotta per la pandemia, il viceministro dell'Interno Mauri, il prefetto Saccone, il sindaco di Milano Sala. Siamo una comunità anche giustamente impaurita, ma dobbiamo ricordarci la forza, il valore morale di chi ci è preceduti, l'energia di questa città. Nel 2005 la Cassazione ha indicato i responsabili della strage, la cellula eversiva di Ordine Nuovo, di Freda e Ventura, non più processabili perché assolti in via definitiva. Nessuna sentenza sugli esecutori materiali. Un dolore che si rinnova da 51 anni per i familiari delle vittime. Paolo Dendena aveva 10 anni quando perse il padre. Vorremmo un giorno venire il 12 dicembre, che avremmo raggiunto la serenità di una giustizia anche per tutti gli italiani.